A 20 anni dal G8 di Genova, una serie di interviste a chi l'ha vissuta. Intanto ti chiedo, insomma, professionalmente eri sul campo, umanamente in quel caso le due versioni, come dire, si sono mischiate in una. Poi di fatto è stato un po' questo l'evento rivoluzionario del G8. Beh sì, senz'altro, ero sul campo come cronista, all'epoca lavoravo al secolo XIX e avevo anche una doppia veste come molti altri colleghi, essendo segretario del sindacato dei giornalisti liguri dell'epoca, che il G8, diciamo, dal punto di vista umano ha segnato una cosa molto importante, secondo me, che da molti microfoni e molti taccuini sono cadute molte ragnatele, forse per la violenza e anche per i soprusi subiti dai giornalisti in genere, sia purtroppo dalle forze dell'ordine sia da una parte dei manifestanti violenti. Ma si è riscoperta, cioè, la voglia e la necessità di esserci, di essere presenti, di raccontare, di farlo senza troppe mediazioni. Indubbiamente è stato il primo evento iper raccontato, iper fissato con immagini, non era ancora, diciamo, la multimedialità o i social di oggi, ma sono stati fondamentali. Ed è stato fondamentale il lavoro del giornalismo autonomo, dei lavoratori autonomi, dei freelance, in difficoltà, precari come all'epoca, come sono oggi, una cosa che non è cambiata se non con qualche miglioramento in questi 20 anni. Anche se da Genova siamo riusciti all'epoca assistendo quasi 1400 colleghi stranieri, in larga parte stranieri, freelance di questo genere, lentamente a far cambiare anche un po' di mentalità una parte di categoria all'interno del sindacato, quella cosiddetta garantita. 20 anni per certi aspetti non sono passati inutilmente, perché nonostante le violenze alcuni messaggi sono rimasti e hanno avuto qualche compimento. Forse fa un po' sorridere, ma alcune cose che si sono lette in questi giorni ed emerse dal G20 di Venezia riprendono alcuni passaggi di quei temi, e non è stata una sconfitta, un fallimento per il movimento, anche se è stato segnato pesantemente. I media qualcosa noi giornalisti lo abbiamo imparato, non è cambiato molto sulla tutela dei diritti e delle persone, c'è una maggiore coscienza di questo anche a livello mediatico, fu necessario e importante 20 anni fa, perché se no Bolzaneto, la Diaz e altre vicende non sarebbero uscite. Parla tanto di identificazione, possibilità di identificare gli agenti, ancora di questo però si parla in Italia, una discussione aperta, sono solo 3 i paesi dell'Unione Europea che non lo accettano e alcuni leader politici solo pochi giorni fa hanno detto rabbrividisco solo al pensiero, significa che 20 anni non bastano forse? No, non sono bastati 20 anni, ma probabilmente per questo tipo di mentalità non ne basteranno altri 20 purtroppo, e di questi giorni il rilancio della campagna di Amnesty International con la petizione è proprio su questo argomento, anche se ritengo che il codice identificativo, che è fondamentale in alcune situazioni, sarebbe stato forse difficile da utilizzare. Ci sono voluti 20 anni per avere un pasticciaccio sulla legge della tortura in Italia, che è una legge di fatto inapplicabile per come è stata costruita, approvata e realizzata dopo numerosi pronunciamenti della Corte dei diritti umani a livello europeo. E soprattutto le vicende che sono accadute in questi giorni, che sono venute alla luce grazie al lavoro investigativo di un giornalista giovane, freelance, del Domani sul carcere di Santa Maria Capua Vetere, dimostrano come sia difficile entrare in certi mondi, fare informazione, documentarlo, essere rispettati e comunque, come anche nell'opinione pubblica purtroppo ci sia nei confronti di persone che, a prescindere dal fatto che siano innocenti o colpevoli o in attesa di giudizio, sono nelle mani dello Stato, dovrebbero essere ipertutelate, in realtà, come hanno dimostrato le immagini di 20 anni fa e quelle di oggi, non lo sono. È una mancanza di cultura che è rimasta nella formazione delle forze dell'ordine, anzi 20 anni fa è iniziato il processo di arretramento e di revisione di quella che era stata la riforma della Polizia di Stato, e Genova era stata una di queste città avamposto, la buon'anima di Angelina Burlando, la vicequestore, che fu una delle esponenti di maggior rilievo di quel movimento, e in questi anni anche con una formazione anche per i concorsi di più aperti, con quote di riserva, persone che vengono dalle forze armate, quindi con una formazione diversa dalle operazioni internazionali, il rapporto con la piazza è diverso, e le vicende che si susseguono lo dimostrano, senza nulla togliere alla responsabilità che hanno gruppi di violenti che c'erano all'epoca e ci sono anche adesso, però
guarda caso, 20 anni fa, oltre a tutta una serie di altri fatti rimasti insoluti, ma sulle violenze dei cosiddetti Black Bloc non c'è stato uno straccio di procedimento, se non uno che poi in realtà non erano nemmeno appartenenti ai Black Bloc, quelli che furono indagati e condannati. Tornando a quei giorni, una parola che accompagna quella di giustizia è verità. Si cercava di fare anche un'operazione di demistificazione di una narrazione che era stata riportata completamente diversa, a caldo, dagli organi di polizia. Significa anche incontrare persone sul campo che hanno fatto, insomma, quello che poi si chiama fare giornalismo sul campo, riportare testimonianze che, insomma, sentite a caldo, dovevano essere agghiaccianti. È vero, io cito il collega Marco Preve di Repubblica, Genova, Bolzaneto, ancora prima del pronunciamento dei giudici delle indagini preliminari, che inviarono una prima relazione alla procura, ascoltati tutti gli arrestati della Diaz, fu quello che scoprì questa vicenda. E il problema anche su questo fronte è legato, oggi le chiamiamo fake news. C'è una figura che ha incarnato l'espressione delle fake news e mi dispiace citarlo perché era un caro amico prima del G8, è Roberto Sgalla, che era portavoce di De Gennaro. Roberto Sgalla è il personaggio che raccontò la sera della Diaz che non erano macchie di sangue sui termosifoni ma succo di pomodoro e che le ferite degli arrestati erano state riportate negli scontri di piazza dei giorni pregressi. Non contento di questo, il giorno dopo praticamente impedì le risposte alla conferenza stampa in questura facendo leggere un semplice comunicato. E non so se qualcuno di voi ricorda la vicenda del tifoso della Lazio ucciso sull'autostrada anni fa, bravo, e Sgalla, che era ancora in questo ruolo, era dietro al questore di Arezzo a fargli leggere un comunicato stringato senza fare domande da parte dei giornalisti. Il ruolo dei giornalisti, molti di quelli che erano accreditati, che erano dentro la zona rossa, uscirono poi a fare il lavoro di strada insieme a tutti gli altri che c'erano, genovesi, italiani, stranieri, e questa concentrazione di attenzione è servita molto a demistificare e a smontare queste false notizie, queste fake, come le chiameremo oggi. C'è una, forse due generazioni di genovesi e non solo, che non possono anagraficamente conoscere quanto è successo in quei giorni, o erano molto piccoli e non erano neppure nati. A cosa serve a 20 anni ricordare quello che è successo, al di là di, insomma, della giustizia che continua a fare il suo corso, ma anche a livello di semplice cultura? È importante perché la memoria accompagna la testimonianza e ci sono delle situazioni molto complicate da raccontare, come la parte processuale. C'è una verità processuale che racconta un pezzo con le sue sentenze, le sue motivazioni di queste vicende. È importante farlo questo, soprattutto con i ragazzi, con i più giovani, i ventenni, chi non era ancora nato, chi era giovanissimo all'epoca. Purché tutto questo non sia poi costruito in maniera autoreferenziale, autocelebrativa e con qualche ventata di reducismo. Come dicevi tu giustamente con la prima domanda, vanno attualizzate queste cose, quindi le cose che sono successe 20 anni fa oggi talvolta si ripetono ancora, e quindi allora alcune cose si possono capire conoscendo quello che è successo 20 anni fa.